È una lotta contro il tempo, quello cronologico e meteorologico, e fortuna ha voluto che oggi fosse una giornata di tregua per la pioggia. I lavori per riaprire l'importante arteria non sono semplici e ne andranno avanti a fasi. La prima già iniziata con il taglio degli alberi pericolanti. Lo smottamento ne ha fatto cadere alcuni e resi instabili altri. La prima operazione di bonifica quindi riguarda proprio gli arbusti. Dalle prime ore del mattino al lavoro diverse squadre su due fronti di via Daniello. Fatto questo, si dovrà poi procedere con una verifica della stabilità del costone. Il movimento di scivolamento è stato con molta probabilità superficiale e causato dalle forti piogge, ma sicurezza impone che ci sia una verifica da parte di esperti per capire di cosa si sia trattato e procedere quindi alle operazioni necessarie di messa in sicurezza del versante. Molto probabilmente, per accelerare i tempi, si potrebbe ipotizzare, anche dopo una prima bonifica, la riapertura di via Daniello su di un'unica carreggiata, quella esterna, consentendo il traffico alternato regolato da semaforo. Intanto però resta interdetto il traffico veicolare a monte e a valle, con inevitabili problemi alla circolazione, che si è riversata sulla viabilità alternativa. Con chi è alla guida, chi arriva ai posti di blocco, presidiati da Protezione Civile e Vigili Urbani, il più delle volte senza sapere che la strada è stata chiusa dal pomeriggio di domenica.